fosse in gara vincerebbe la puntata indubbiamente. Il torero Camomillo. Bravo, ciao. Prima possiamo rivedere un momento i bambini del coro dell'Antoniano, li puoi, perché eccoli là, ecco, un applauso anche a loro, alle bambine. C'è Milly Carlucci da bambina. Sì. Meraviglioso, grazie ai bambini del coro. Certo, questa è una canzone di 50 anni fa e i tempi sono cambiati. Sono cambiati, i tempi sono cambiati. I ragazzini sono cambiati. I ragazzini adesso c'hanno come apparecchio, c'hanno un apparecchio ai denti, delicato, tutto trasparente. A noi l'apparecchio ce lo metteva il fabbro. Sui denti ci metteva due semiassi. In bocca praticamente ci avevamo una Fiat 1100, non avevamo lo zainetto che c'hanno adesso, lo zainetto all'ultima moda, noi c'avevamo la cartella, c'avevamo di cartone, che se pioveva in mano ti rimaneva solo il manico. A scuola oggi, come merendina a scuola, c'hanno lo snack leggero, senza grassi, con una bibita priva di zuccheri. Noi ci avevamo uno sfilatino così, con una cotoletta dentro una frittata che per mandarlo giù, per digerirlo, dovevi bere un bicchiere di grappa. Noi non avevamo il nuoto alle 2, il tennis alle 4 e la palestra alle 6, perché non c'era né la piscina, né il campo da tennis e né la palestra. Alle 6 si cenava e dopo carosello a letto! E poi eravamo abituati che dopo ogni 4 anni ci si riuniva tutti quanti per una spaghettata calda, una birra fresca, a tifare l'Italia. Questa estate pasta calda, birra calda, a guardare tutti ai replica di tale quale show. Che tristezza, che tristezza. Torero Camomillo ha dormito per 50 anni, Carlo, per 50 anni ha dormito. Quando si è svegliato ha trovato tutto cambiato, praticamente ha trovato 4 nutrie in fila per 3 con il resto del 2. Il rap del moscerino, la peppina che fa il ginseng, ma soprattutto il kebab della peppina, no, della nonna Pina, della nonna Pina. E quindi per finire è il dindondero! Va via. E viva Carlo Conti! La prossima settimana! Vai, ballalo. Facciamo ballare a Maria. Ricordati. La giuria, Maria, balla il Gangnam Style. Guarda come ti guarda male, va via. E viva Carlo Conti.